Antonio sembra un pochino smarfa, in realtà sto guardando. Quando Antonio c'ha degli score un po' spicy, Juan Antonio. Una via di mezzo da un drunk, uno smarfa un po' e un po', ecco. Fa quello che deve, mettiamola così. Non ho Magic Resist contro Fizz, però tanto, cioè, me li scopo tutti. Poi preferisco essere in solo lane, così prendo più exp. Sette c'ha il grasp. Play safe! Play safe. Non si sbaglia mai, ragazzi, giocando safe. Ricordate. Stai ancora cercando di collezionare console? Ah, non è che sto cercando di farlo, però magari mi piacerebbe. Quando mi viene voglia lo faccio. Però se qualcuno dicesse, Fieric, voglio disfarmi delle mie vecchie console, le prenderei volentieri. Nessuno che pulla. Erano troppo impegnati a essere spaventati. Uè, ciccio! La sturettata da scampi mi ha preso, ma ormai siamo abituati, non ci stupiamo più. Non penso Max alla W, però, sapete. Oh, Rama! Ma bentornato! Grazie mille, signor Rama del Raid, ma benvenuti a tutti. Vieni qua, pesciolino. Vieni qua, pesciolino. Triumph, perché ovviamente Fizz c'ha il Triumph pronto per salvarsi, figurati. Quello fatto il gank livello 3. Non lo prendi, ce l'hai. Ma se stai fuori al cespuglio lo prendi ancora meno. Solo tu non senti. Mi sa che solo tu non senti l'audio. Cosa rispondo? Tanto non sente. Non ho giocato safe, è vero. Non ho giocato safe. Oh, top ha fatto la kill, GG. Va bene, comunque un po' di vantaggio ci sta, ragazzi, anche perché non vogliamo che finisca come il game di prima, dico bene? Non vogliamo che finisca come il game di prima. Ding! Ah, oddio santo, scusate. Problema di interferenze col microfono. Ok. Mettiamoci. Facciamo in modo che non ci venga a cagare il cazzo il nostro amico. Ecco. Sai
Sapete cosa ha fatto di sbagliato? Oltre a ingaggiare, cioè ad avvicinarsi a me. Non so se avete notato come mi ha attirato un autoattacco e tutti i minion lo hanno attaccato nello stesso momento. Questa è la cosa più sbagliata che ha fatto. Mi ha attaccato in mezzo ai minion. Se voi vi riguardate quella scena, noterete che appena mi ha attaccato, tutti i minion lo hanno attaccato. La gente pensa, sono sotto torre, sono salvo, posso punzecchiarlo facendo sì che lui se ne vada. E invece no. Tenetelo sempre presente, ragazzi, questa cosa. Tenetela sempre presente. Se l'avversario c'ha tutta la wave staccata, sotto torre voi lo attaccate e tutti i minion ti menano. Poi vabbè, sì, mi ha ingaggiato col suo escape, quindi capirete. Bravo, bravo, ricroll, rubagli l'exp così non prende il 6, bravissimo. Pure ha perso il carretto. Guarda quanti ping. Momento ping, momento ding ding dong. Mm-hmm. Penso che ingaggiare Renekton fiddato con la ulti sia un'ottima idea, Fizz. Porca troia, non ci avevo pensato. Insegnerò questo quando me lo chiederanno. Ok. Ok, ci prendiamo la plate. E sloggiamo. Asagi! Ma giocano senza oggetto da support. È sbagliata sta cosa perché fanno meno soldi così. Uno dei due dovrebbe comunque prendere l'oggetto da support. Se volete un consiglio, ragazzi, se volete fare la bot dei fratelli Asagi, uno non fatela, ma se proprio volete farla, uno dei due deve prendere l'oggetto da support. Altrimenti, cioè a prescindere, qualsiasi bot ci deve essere sempre l'oggetto da support. Soprattutto adesso che avete tanta varietà di oggetti da support. Ok, pushiamo veloce. Iniziamo a muoverci verso bot lane. Oh, guarda chi c'è. Quasi. Ah sì? Angel trattino. Non ho messo Ignite. Vabbè, questo muore. Ho fatto la cacca per terra e poi ci ho messo il piede scalzo sopra. C'è un po' di pulizia contatti, ragazzi. Ah, vuole saltare addosso lui. Ecco. Voleva saltarmi addosso. Grazie, Ah, io non so come sto Yasuo non mi abbia killato, basta dashare su di lui. Vabbè, forse era stunnato. Però mi sta quasi uccidendo, Pyke! Back! Pazzo comunque sto tizio. Andiamo così e andiamo altra letality. Ovviamente sarebbero da fare le scarpe armor, visto che c'hanno 56 red clicker, però non le facciamo noi. Grazie Angel Nos per i beats, grazie mille. Come hai fatto a sopravvivere? Non lo so. Forse Yasuo era stunnato da Lady Pyke e quindi non ha potuto chasarmi, anzi per forza. Che... Eccolo. Vabbè, bro. Cazzi tuoi. Vabbè, ha fatto la kill, ci sta.
Mica, ha preso proprio il pesce in faccia. Tutti i sensi. Vabbè, dai, un gold resettino ci sta. Gold resettino ci sta. Gold resettino ci sta. No, no, va bene, my bad. No, tranquillo, hai fatto un bel gold reset. Ci fa piacere. Ciao, Monkey. Necton, che pulizia di plating fa. Non è Trundle, però. Ok. Sono giocata male, ho preso una sturettata in più del dovuto, ragazzi. Però le torri sembra, porca puttana, che mittino sempre da scampia. Cioè, non so se sono io che non riesco a capire dopo 50 anni il range delle torri, perché ho preso una sturettata in più. Nella mia testa non l'avrei dovuta prendere quella. Vabbè, pace, cioè, faremo una ragione. Non lo so se ci faremo mai una ragione, ma dovremmo farcela. Io spero che un giorno abbassino il range, così, a caso. Perché mi rompono un sacco i coglioni le torri. Ok. Menateli. Ok, strage. 1-7. Passare da Renekton a Giga Gogiga Gaga Gigo. Grazie, Gesù Salvatore. Va bene, bro, cioè, come dici tu. Non so cosa c'entrano, ma va bene. Io prendo tutto qua. Io prendo tutto e non schifo niente. Vabbè, basta però. Ma perché la mia botlane è sempre, 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 sempre fiddata? Sempre, ragazzi, sempre. Ok. Tuk! Cofanetto Yu-Gi-Oh! Divinità Egizia, secondo te... Qual è il cofanetto di Divinità Egizia? Non ho presente. Ma non è quello con le statuine. Poi cosa mi insegue sto tizio qua? Devi stare attento a me, ok? Che c'è l'armor, però. Mamma mia, vince. L'avrebbe capito anche il figlio di Fragola che sta per tornare indietro con lei. Vabbè, non importa. Va bene. Pure top vince, cioè, boh. Collector, cosa hai detto? Io andavo di Axiomark adesso, sinceramente. Visto che la ulti mi fa molto piacere averla più spesso. Allora, io dovrei killare il top laner ancora per l'ultimate hunter. Però, boh, c'è Yasuo, c'è Juan Antonio che è così eccitante. Oh, arriva gente, bene. Triple kill in arrivo, ragazzi. Salve. E adesso. Scomparso. Preso. Aia! 50 se torretate di nuovo, vabbè. Più o meno. È che sto tizio è veramente immortale. Guarda come ride, guarda come ride. Ride lui. Facciamoci questo. Dopodiché ci possiamo fare un bel Serilda, ragazzi. La Botrak? No, ma io one shot già, che mi serve la Botrak?
Non mi serve a niente. Con sta build sicuramente non mi serve a niente la Botrak. Cioè mi serviva come primo item, però sono talmente fidato che non serve assolutamente a niente. La Black Cleaver pure è ottima. Oh. Oh, prendiamo questo, dai, ci dammi. Ma che ha combinato qui? Che pizza che tiro. Cioè, Botrak sì, mi farebbe fare più danni su questo alla fine. Cioè, su tutti, però in particolare su lui, ma... È 0-7. Sai come mai ultimamente trovo soltanto gente così forte? E lui non lo tiriamo giù. Nice try, però mi ha ignitato il tizio. Axiomark. Boh, adesso facciamo il Serida e la Black Cleaver, sennò... Sto tizio qua non gli diciamo nulla, purtroppo. Anche se è due livelli sotto, ma non gli diciamo nulla. Facciamo entrambe. Iniziamo con Black Cleaver, ma sì, perché tanto l'applico ad una velocità impressionante. La penetrazione. Ah, sì, sì. Tin delle divinità del faraone. Ah, il tin. Ah, ok, non capivo. Il tin delle divinità del faraone. Di che anno è Monkey? Perché non mi ricordo qual è. 2021, 22. 2022. Allora sì, ci sta, ci sta. Sono le carte, diciamo, è l'ultimo tin che hanno fatto, quindi sono, diciamo, hanno stampato le carte, molte carte in meta dell'ultimo periodo. Se volete comprare roba di Yu-Gi-Oh, Pokémon o tante altre cose, ragazzi, punto esclamativo negozio qua in chat. Passatemi un referral. Io collaboro col Fantasiastore che vende anche il mio merch, lo sapete. Tanto Fizz sta facendo strage nel frattempo. Anzi, loro due insieme stanno facendo strage. E non riesco a prenderla. Oh, ma con chi pensi di avere a che fare, eh? Con chi pensate di avere a che fare? Ci pensa al cocco voi, altro che... Vai, vai. Ecco qua. Sparito. WQ. C'ho l'ignite, ho dovuto ultare. Rivela Ramus alla voce della luce, ma non ce ne frega niente. Sto Pyke a quanto pare non lo vuole, infatti non ha ancora completato la challenge da support iniziale. Vai, iniziamo con la costruzione Black Cleaver. Intanto ci abbiamo un onestissimo 100 di Ability Haste. Se non avessi fatto questo ma a Dracter era la build full Ability Haste. Il microfono non c'è perché è andato a puttane. Che vabbè, cioè poco ci manca, eh. Poco ci manca. Cosa accade? Asaki, guarda, 0-8-1. Ah sì? Via! Mi ha rubato la tripla che poteva essere l'inizio di una meravigliosa penta. Quante W sto tirando?
il microfono non c'è perché è andato a puttane. Grazie Virtual Gabbo, come stai, bello? Grazie mille, bro. Io non l'ho mai killato comunque in tutto ciò. Rubiamo. Sono in perma W, sì, qual è questo drago? L'Infernal. Grazie signor Nicola, grazie anche a te del sub, il microfono è andato a puttane come sempre. Grazie mille, touch my tralala, troppo gentile bro. Niente, lasciato i miei alleati e ho iniziato a fare schifo. È perché non riescono a killare Rammus, è questo il problema. O ci pensiamo noi. E manco Fizz. Oh, non l'ho abusato abbastanza sto Fizz, incredibile. Drake, Drake. Ok, ok. Ho portato il pesce lontano dal drago, così che non potesse prenderlo tipo di danno collaterale. No, Golem! Pensavo fossimo dalla stessa parte! Mamma raga, mi ha shottato sto tizio. E beh, senza manco sustain, direi che contro lui ci facciamo poco. Maledetto blue buff, se solo qualcuno l'avesse ucciso prima del mio arrivo. Rammus. Easy, Rammus. Noi siamo full AD oltre. Due item contro quattro. Messo i due item, basta, avanzano purtroppo. Forse col Serild inizio a fargli un po' di danno, forse. Cioè il concetto è, se non gli faccio danno con sta build non so veramente con cosa possa fargli danno, perché sono veramente full penetrazione una volta mi faccio anche il Serild. Mi servono un po' di soldi ancora, 1700, ok, ok. Ma non lo killa nessuno di noi Rammus. Non... niente, continuano a fightarci. Guys, you can't kill Rammus. Your turret has been destroyed. Enemy double kill. Double kill. Penetration. It's pusha. È diventato un grande split pusher lui. Vabbè, quello ormai va giù. Cosa c'è? Cosa mi pinghi? Ma sto tizio è un deranker. Cioè, ma guardate com'è morto. Non so, raga, mi puzza un po', cioè, è stato detenente e fermo a farsi uccidere. Servono 400 gold. Prendo una brutta piega, ragazzi, perché hanno Rammus e noi siamo full AD. Ora capite perché bisogna giocare Rammus quando il team nemico è full AD? Anche se siete in mid lane, a cazzo. Prendete Rammus. Siete in mid lane contro... vabbè, adesso ovviamente lì c'è Fizz, ma... siete mid lane contro uno Yasuo? Prendete Rammus. Easy. Questo li prendo io. Cos'era sta? No, no, bro, non lo killiamo, non lo killiamo. Volevo soltanto rubare. Qua
cosa sta succedendo qua? È che sto Pike continua a grabbare gente e fightare. Vabbè. Capisco. Comunque Rammus, ragazzi, è un grossissimo problema. Veramente grosso problema, Rammus. Cioè, ce la facciamo perché alla fine è soltanto un Rammus. I loro carry fanno schifo, quindi Rammus da solo non può far niente. E Zeri sta cliccando i tasti. Ratatatatatatata. 130 di ability haste, amici e amiche. Rammus è fifo in tutto ciò. Allora, se non lo danneggio con questa build, non so veramente come fare. Ci abbiamo letteralmente più penetrazioni, così non si può. Ci abbiamo 18, questo oggetto ci dà 38 di letality. A voi direte, ferma, la letality contro Rammus è inutile. Allora, prima si calcola l'armatura per la riduzione in percentuale. Poi si calcola la letality, quindi la letality è debole contro i tank, ma non così tanto come uno può pensare. Perché non è, dici, letality contro 340 di armor, è letality contro quell'armor lì meno però la percentuale, quindi è un pochino, ecco. L'OPV ogni 3 secondi e mezzo, 3 secondi la Q, 7 la E. Ma la E non è ancora maxata, diventerà 6, vabbè. Ah. Qualcuno ha messato il pesce qua. Oh. Ora glielo faccio un po' di danno finalmente. Cazzo, avevo usato anche la penetrazione della E. Cioè, più di così non c'avevo niente. Ok, GG. Sì, starter, infatti l'ho fatto. Ok. Lo abbiamo penetrato e l'ho tolto un sacco di armatura lì. Bene, minchia, proprio in un altro diverso questi.